Tis the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam from tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints, and more. From unforgettable looks to unforgettable gifts, with fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in store or at hm.com. Un grande artista è tale in quanto sa raccontare aspetti dell'animo umano senza dover necessariamente averli razionalizzati. L'interprete è colui che legge, ricerca e poi interpreta, mentre il cantautore è colui che nella vita ricerca e poi scrive cosa interpretare. In questo processo emotivo accadono tante cose, a volte è come un sogno, a volte è come un incubo. Una visione onirica che avverte e l'avvertimento spesso può trasformarsi in presagio. La carriera e la vita di Rino Gaetano si interruppero il 2 giugno 1981, all'età di 30 anni, in seguito a un incidente stradale. Già l'8 gennaio 1979 un fuoristrada contro mano aveva spinto la Volvo di Gaetano contro il guardrail. Il cantante rimase illeso mentre la sua auto venne distrutta. Gaetano aveva deciso poi di acquistare una nuova Volvo 343 grigio metallizzato. Il 2 giugno, dopo una serata passata nei locali, stava tornando a casa da solo a bordo della sua auto. Alle 3.55, mentre percorreva via Nomentana, all'altezza dell'incrocio con via Carlo Fea, la sua vettura invase la corsia opposta. Un camionista che sopraggiungeva nell'altro senso di marcia provò a suonare il claxon, ma l'urto con il mezzo fu inevitabile. Gaetano batte violentemente la testa contro il parabrezza, sfondandolo, mentre l'impatto del petto sul volante e il cuscotto fu violentissimo. L'autopsia rivelerà come causa della perdita di controllo dell'auto un possibile collasso. Il camionista Antonio Torres raccontò di aver visto Gaetano accasciarsi di lato e iniziare a sbandare per poi riaprire gli occhi solo pochi attimi prima dell'impatto. Rino Gaetano raccontò questo episodio qualche tempo prima in una canzone. Quel giorno Renzo uscì. Andò lungo quella strada quando un'auto veloce lo investì. Quell'uomo lo aiutò e Renzo allora partì per un ospedale che lo curasse per guarir. Quando Renzo morì io ero al bar, bevevo un caffè. Quando Renzo morì io ero al bar, al bar con gli amici. Quando Renzo morì io ero al bar. La strada molto lunga s'andò al San Camillo e lì non lo vollero per l'orario. La strada tutta scura s'andò al San Giovanni e lì non lo accettarono per lo sciopero. Quando Renzo morì io ero al bar, bevendo un caffè, al bar con gli amici, con l'alba, le prime luci, s'andò.